Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Oggi voglio farti vedere una finestra veramente bella e innovativa. Lato esterno, completamente vetrata. E questa è la tendenza dove stanno andando i serramenti in questo momento, per avere il massimo apporto luminoso all'interno delle abitazioni. In questo caso noi abbiamo solamente vetro del lato esterno, non vedo assolutamente niente. È indistruttibile, è bello ed è luminoso, ma il bello deve ancora venire. Il bello di questo serramento è il lato interno, dove l'anta è completamente nel vetro. E il vetro che tiene sulla finestra è facile da pulire perché è completamente complanare e la maniglia appoggia direttamente sul vetro e ha la meccanica all'interno di essa per contenere le dimensioni. Guardate com'è minimal questo profilo. Bello, vero? La bellezza anche della tecnologia all'interno per la costruzione, dove il vetro è incollato strutturalmente all'anta. Questa è la tecnologia che viene usata nei grattacieli e nelle facciate continue, quindi ha una performance di tenute aria acqua e vento molto molto elevata. L'isolamento termico è garantito da questo materiale qui, che è una poliamide rinforzata con fibra di vetro, dove la parte esterna non tocca mai con quella interna, quindi non ci sarà mai passaggio dall'esterno verso l'interno. La lastra può essere doppia o tripla, e tu sai che tipo di lastra ci vuole perché stai seguendo da molto questo blog, vero? Come la candelina termica è sempre la candelina che divide il vetro, è sempre del tipo termico, ma lasciatemelo dire, va bene le cose fatte come si deve, nastri termosplendenti, posa regola d'arte, però ci piacciono anche le cose belle. E questa è una di quelle e ci permette di fare finestre molto grandi, con cenere scomparsa, con profili minimali, con un grande apporto luminoso. Ciao e al prossimo video!